Cucumesami, bentrovate, bentrovati. Siamo qui a parlare della nuova collezione estiva di Kiko, bellissima. Io sono andata mercoledì perché ho visto le anticipazioni di Tremenda 75, che ringrazio. Come vi ho raccontato su Instagram, la collezione era totalmente esposta ma coperta perché sarebbe diventata disponibile l'indomani, cioè il giovedì. Io ho intravisto quelli che secondo me sono i pezzi da prendere immediatamente, quelli che andranno sold out, come è successo per le precedenti. Mi riferisco alle due palettine, ai quad di ombretti che ricordano tanto le Charlotte Tilbury. Ma prima di farvi vedere che cosa ho preso, facciamo due considerazioni. Ho riportato alla commessa gentilissima che mi sopporta ogni volta le vostre lamentele. Sicuramente i prezzi sono lievitati, ma è colpa o merito della collaborazione con Disney che logga anche il cartoncino esterno. Tutto questo per un discorso di merchandising che va di pari passo con il lancio del film La Sirenetta. Detto questo, è pur vero ciò che mi ha fatto notare Elena, Tremenda 75, parlo di lei presente qui su YouTube, ma anche su Instagram. Anche Catrice ed Essence collaborano da sempre con la Disney, ma non tirano su i prezzi come succede con Kiko. Mi diceva la commessa che Kiko, però, nel corso degli anni è passata da una semplice SRL, si è trasformata in SPA, adesso è una multinazionale e quindi con questo lancio ha voluto unire non solo una qualità e una cura nel pack, ma anche con l'aggiunta di principi attivi particolari. Mi diceva che sono stati raffinati, utilizzati materie prime di qualità. Incide indubbiamente anche la crisi internazionale economica che ha fatto lievitare notevolmente i prezzi, soprattutto quelli delle materie prime. E è anche per questo motivo che molti pezzi in edizione limitata vanno fuori stock e non si possono più riordinare e quindi riacquistare e ritrovare. Questa è una parentesi che apro perché per molte collezioni limitate, anche antecedenti, non arriveranno a saldo. Per dire della Beauty Roar, nella mia zona è andato sold out il cushion numero 2, quello per intenderci che io trovavo più scuro e non verrà riassortito. Della mini collezione Glow Up sono andate sold out le goccine autoabbronzanti che tra l'altro regalano un bellissimo color nocciola e che ricordano quelle di Collistar, ma costano un terzo di quelle di Collistar. La commessa me l'ha fatto provare col tester, l'indomani avevo proprio il colore scuro nella zona in cui me lo aveva dato e comunque che avevo esposto al sole perché stimola la produzione di melanina. Quindi un bellissimo pezzo che se riuscite a trovare prendetelo perché va sold out e non verrà ristoccato. Come altrettanto belli, e io ho preso lo 02 perché lo 01 è già sold out. Di questo blush a pH reagente, sempre il pack dorato perché appartiene alla Glow Up. Bellissimo, bellissimo. Lo trovo molto bello, molto elegante, molto fine. Bellissima la colorazione anche 01, se la trovate prendetela. E sono già andati sold out i due lip gloss 3D dell'edizione limitata dei 6 nuovi colori. Questo è uno dei due acquisti che ho fatto ieri perché della collezione dedicata alla Sirenetta ho preso solo una palette e ora vi dirò quale ho preso. Ho preso la 02, bellissima anche la 01. Particolarissimo il turchese, ma più che il turchese è bellissimo. Il rosa sembra un duochrome,
È un brillantinoso particolare. Io ho preso questo quad. Il pack è così, ricorda una conchiglia, è meraviglioso. E questo, secondo me, è uno dei pezzi che andrà sicuramente sold out. Condivido con voi la mia riflessione. Ho individuato loro due come i pezzi più belli insieme al duo Terra Illuminante in Stick. Che secondo me è da prendere, costa 23 euro, 22,99. Secondo me sono i pezzi più interessanti, quelli che rischiano di non arrivare a saldo e su quali investire subito. Gli altri, gli smalti, i prodotti corpo, c'è uno scrub, c'è una crema corpo, ci sono i classici fondotinta con SPF, c'è il balm con SPF, ci sono un sacco di rossetti che hanno dei colori anche molto estivi, molto belli, ma non sono nulla di innovativo, cioè il classico mascara waterproof. Sono bellissimi gli ombretti in stick che sono veramente waterproof. Li ho swatchati ieri, sono arrivata a casa, mi sono lavata le mani, poi mi sono struccata. Facevo fatica a farli andare via, quindi sono veramente a prova di tuffo in mare, in piscina. Anche con delle colorazioni particolari, però vi dico, possono essere rimandati per quanto mi riguarda, anche perché non sono medicine salvavita, non sono indispensabili, stiamo parlando sempre di make-up e quindi ho una valutazione che con questi prezzi posso capire. Tenete presente che Wycon in periodi non sospetti, eravamo sotto Natale, però era una collaborazione con Giorgina, con la moglie, la fidanzata, quello che è di Ronaldo, ha fatto uscire una palette a 60 euro e stiamo parlando di Wycon che è uscita dopo, nata dopo Kiko e poi ha fatto subito il botto con dei prezzi esosi. Mi va di prendere le difese più di Kiko che non di Wycon. Kiko, cerco di giustificarlo per questa collaborazione che, come vedete, è rifinita anche nel retro, sempre col logo Disney, sempre con il riferimento alla Sirenetta, al lancio del film e via discorrendo. Sapete inoltre che nelle collezioni limitate passate io difficilmente compro palette occhi di Kiko, ho comprato solo ed esclusivamente sia quella della Festival Glow sia quelle della Dolce Diva, cioè queste che sono dei quad perché ho trovato la pigmentazione, la texture sempre molto particolare, anche il semplice ombretto burro è meraviglioso, quello della Festival Glow ve l'ho già menzionata varie volte. Questo è quello che vi posso dire di questa collezione, sicuramente bellissima perché ha questi colori ispirati al mare, sono dei colori proprio che rilassano, ricordano la vicinanza con l'acqua, il contatto con l'acqua, proprio questa sensazione di serenità, di benessere. Quindi è una bellissima collezione. La semplicità di truccarsi anche con i polpastrelli. Bellissimo anche questo che ovviamente non si vede. Anche questo è il più particolare, sembra che abbia intrappolate delle pagliuzze color bianco e con una sfumatura di verde turchese meravigliosa. Questa è molto semplice, è una palette da tutti i giorni, però proprio la sua semplicità me l'ha fatta preferire di primo getto. Questi due acquisti sono stati resi possibili grazie anche ai punti che avevo accumulato.
e credo che scadano a giugno, insomma ne avevo accumulati per 13 euro circa, più di 13 euro, e quindi ho avuto la voglia di scaricarli per prendere queste due chicche dal mio punto di vista. Penserò al duo terra e illuminante, la colorazione più scura, perché su di me svuociati davano proprio la resa di terra illuminante con quell'effetto glowy da abbronzatura, non so come dirvi, ma comunque con un effetto luminoso particolare, sicuramente bellissimo su pelle abbronzata, non da utilizzare ora, è per quello che ho rimandato l'acquisto. Approfittate quindi, scaricate l'app perché è molto utile. La commessa mi diceva addirittura che io sono passata a livello superiore, non sono più la base, cioè il love, ma sono a livello ador, quindi adoro. Per arrivare all'ador bisogna avere almeno speso in un anno 200 euro. Gli ho detto: guarda, io ho dato un rene, quindi altro che 200 euro all'anno a Kiko, perché già con la collezione di San Valentino, la Beauty Roar, la Beauty Essential, insomma, siamo già oltre. E anche lo stato superiore permette di accumulare, adesso non so se 5 punti per ogni 10 euro livello base, 15 punti per ogni 10 euro di spesa. Insomma, ragazze, so che poi alla fine dei conti serve accumulare punti, perché come in questo caso ho portato via due pezzi, uno della nuova collezione prezzato 23 euro e questo no, la palette l'ho pagata 24,99 euro, il blush a pH reagente color corallo 10,99 euro, redenzione, cioè avevo 13,50 euro di punti, ecco. Qui potete vedere i punti e il livello ador. Più che un video haul, è stato un video riflessioni. E fatemi sapere se anche voi agirete come ho agito io, cioè di prendere il pezzo o i pezzi che vi piacciono di più e poi aspettare. In tante mi avete già comunicato che questa sarà la vostra filosofia, il vostro modus operandi. Quindi, in attesa di leggere i vostri commenti, di sapere quali saranno le vostre considerazioni e le vostre tattiche per accaparrarvi questi pezzi, anzi controllate le vostre app e i vostri punti e non fateli scadere a questo punto. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!